Bastardi. Mi hanno dato subito Arnhem, che era la città più grossa, più possente. Questa è speranza per loro. Dove è andato quello lì? Era qua. Mi farà un'imboscata, ragazzi, eh. Sarà nascosto qui. Prossimo turno me lo gioco. Ah, moderatori, wow. Io ne ho una trovata su Facebook. Grande Samasa, grande. Oh, benvenuto, Mindy Your Business 69. Benvenuto. Questo qui è in marcia, eh. Non so se mi attaccheranno insieme. Ma devo riprendermi la città. Pure tu, Ulisse, anche te hai Total War Saga e l'hai iniziato con Ulisse, mi fa piacere. Hai fatto delle grandi imprese, amico mio? Vabbè, un po' tutti l'abbiamo preso il 13 gratis. Anzi, pensavo che i server sarebbero crashati, invece alla fine sono riuscito a prenderlo. Ah, una grande pe hai perso, una grande impresa hai perso. Vabbè, capita, eh. Non è che è sempre facile. Adesso, per andare dietro gli Spartani, sto prendendo le città che ho appena sottratto ai Cassopei. Quindi, come vedi, le faccio automatiche perché tanto sono sconfitte facili questi qua. Maledizione. Ah, te vai molto lento, proprio te la godi proprio lentamente, quindi ti fai tutte le singole battaglie. No, invece io questo genere di giochi sono molto veloce, anzi, mi spingo velocemente in partita. Dai, dovrebbe essere facile questa, eh. La faccio giocare al computer, ma questa dovrebbe essere facile. Grande Ulisse. Ah, te giochi molto difensivo, capisco. Ok, Samasa, buon riposo. Poi qualche bottiglia me la spedisci, eh. Ciao, buona serata. Ok, Agrinio, tornata nelle nostre mani. E stavolta, ragazzi, gli schermigliatori pesanti me li faccio io. Eccoli qui. Adesso non rompete il cazzo. Adesso vi massacro, bastardi. Questo sta reclutando. Facciamolo fuori. Vai, Andifo. Vai, Andifo. Madò, stavo pensando il peggio, ragazzi. Il cuore. Tre di misura. Attacco solo quando sono sicuro di vincere. Cerco di svilupparmi il più possibile velocemente. E poi parto e distruggo tutto. Ma di dove sei? So siciliano. Te invece? Mind your business 69. E non scioglilingue il tuo nickname. Cassopei Eliminator. Sei di Napoli? Vabbè, la maggior parte che mi segue è di Napoli. Però sembri calabrese. No, no, sono siciliano. Con un retro che provo a mescolare e provo a parlare bene in italiano. Altrimenti comincio a parlare siciliano, caro. Ve lo dico. Poi non mi capite più. Ho la Siculia nelle vene. Vai, Germano Locas. Fallimento, peccato, peccato. Questa era bella. Ok, recluta, amico mio. Anche se qui gli schermigliatori pesanti erano meglio.
Ma appena apre l'online ti farai partite con i nuovi follower? Assolutamente. Già ci sono state delle live insieme con diversi iscritti su Shogun 2, su Fall Guys. Dove c'è la possibilità di giocare online, giochiamo insieme. Anche con Warzone. Se guardi la lista tra i vari video, qua in live trovi di tutto. Poi se ti iscrivi anche al canale YouTube troverai anche 1000+ video su varie serie, Europa Universalis, Bannerlord, c'è di tutto, guarda. No, clan no, al momento nessun clan. Vorrei creare proprio, fondare il mio clan con voi. Tranne tra i cugini, ti capiranno sempre. Sì, tra cugini non ci capiamo. Minchia se ci capiamo. Poi faremo anche delle live in dialetto, ragazzi. È il mio sogno, fare una live dove non ci capisce una mazza nessuno, tranne quelli che di provenienza sicula o comunque che abbia mai frequentato un siciliano, calabrese, meridionali, dai. Lì ci sarà un botto, secondo me li spacchiamo. Editto, felicità, sempre la felicità, ragazzi, sempre. Dodo Pace, non mi bastano. Qui praticamente c'è una ribellione quasi imminente. Questi stronzi mi stanno per attaccare Necromantion. Guarda lì, qui belli belli caldi sono, eh. Ma già siamo in guerra con loro, vero? Perché questi bastardi, mi sa che siamo in guerra, sì. Eccola qui, sei in guerra con gli epiroti. Dovrei tornare a difendere i confini a nord. Questo perché, ragazzi, prima non li ho sconfitti, dovevo eliminarli a questi qui. No combat, da mezzosangue calabresi parlano peggio. Beh, voi avete, cioè, da calabrese, calabrese alla spinta, noi la chiamiamo in Sicilia la ricalata, perché comunque l'enfasi delle parole sono molto più forti. Mentre, vabbè, noi abbiamo da siciliano, proprio io sono la zona di Caltanissetta, abbiamo il raddoppio delle consonanti. Quindi, come vedi, raddoppio. Ce ne metto 18, non è che ce ne metti due. Ok, ho paura che mi attaccheranno presto. Dove sono i miei eroi? Uno è qui ad Ambraco, anche se a nord dovrei nuovamente. Vabbè che i Fta, i Fittia, Fittia stanno ammassandosi ai confini. Arnhem infatti l'hanno sottratta ai Macedoni. Ti blocca l'autobot, ti blocca i messaggi. Un attimo che controllo. Cosa hai scritto? Te lo autorizzo. Ma sai come cazzo si reclutano le unità mitiche che non riesco mai ad attaccare con quelle bestie e non riesco a fare una minchia? Allora, le unità mitiche, tra virgolette, forse con gli Acheni non puoi neanche farle. Però io, durante delle prove che ho fatto, a Dolopace, ad esempio, mi sono ritrovato a fare proprio quelle lì. So un ramo, un particolare, qui vediamo un po'. Se riesco, eh. Sì, ma ce l'ho riuscito io a fare quelle mitiche. Andiamo a Itaca, vediamo un po'. Quindi uno slot libero dove vedere le strutture non ce l'ho. Da nessuna parte. Comunque, ieri avevo fatto i giganti corazzati, che sembrano un ritorno ad Attack of the Titans. Ce li avevo tutti, li avevo schierati, però mi sembra che sono soltanto 12 unità. Per divisione. No, quindi praticamente dimezza di molto il numero dei tuoi contingenti. Vabbè, loro stanno reclutando. Passiamo il turno. Sì, è veramente difficile. Infatti ho trovato prima un esercito all'avanguardia. Tutti unità completamente armate, armature, cioè unità di spessore. Mentre io ancora ho gli isolani, i lancieri base. Alleanza amici fidati con Diomede. Ma io voglio il cibo, non voglio la legna. Cambio singolo.
Madonna, quando me ne puoi dare? 7.000. 6.000. 6.000 di cibo, ragazzi, eh. Dammi tutto il cibo che hai. 350, 300, 290, 295, proprio all'osso, ragazzi. 6.000 di cibo gli tolgo. Però gli abbiamo dato l'alleanza militare. Con Itica sei riuscito a creare qualche unità mitica? Sì, quello che ti ho detto poco fa. Penso che siano quelli, no? I giganti. Parli di quello, no? Madonna, tutti a Dodona sono. Vaffanculo. Guardate qui, tutti i lancieri. Già unità di un certo tipo, sono forti questi qua. E che devo fare io? Morire. A Necromantion, fanculo. Sì, e con l'edificio l'hai fatto. Non disordire, perché comunque erano già di città che avevano il nemico, che io gli ho sottratto e quindi sono riuscito a reclutarle proprio per quel motivo. Anche se da alcune parti, ragazzi, quando ti trovi comunque a completare delle determinate missioni, ti sblocca l'unità mitica da utilizzare come unità speciale. Quindi la recluti in un solo, cioè non in un solo turno, praticamente in automatico. Appena clicchi, te li porti un po' come su Total War Warhammer. Madonna, madonna, è che... l'ho capito che ho perso Negomantion. Ma se non mi muovo verso nord... Shining Odysseus. quello è lì, sta cercando di attaccarmi ad Ambraco. Quello mi sta mandando tre unità di merda a Dolopace, che poi li guardi, che cazzo ha, non ha nessuno. Ok, cerchiamo di raggiungere... Evito la marcia, ragazzi, per questo turno. Anche se... anzi, falla la marcia. No, vabbè, devo combatterlo. Muori. Ah, gliela lasciavo la mazza in faccia, eh. Effettivamente gliela potevo pure lasciare. They'll be our slaves. Ok. Un posto più sicuro, più vicino. Cassope, che almeno ha le mura. Fatto che qui, ragazzi, non ho un cazzo da reclutare. Mi serve tanta legna. Altra abilità di antifo. Carica, assolutamente. Quanto tempo fa hai aperto il canale? Allora, su YouTube da 5 anni e per quanto riguarda le live da gennaio, quindi non è tantissimo. Anche se sono stato in live molto saltuariamente, non ho fatto live tutti i giorni. Poi c'è stato un periodo in cui ho fatto live tutti i giorni, quando diciamo ho avuto un po' di discreto successo con Barnelord nel mese di marzo-aprile. Poi da giugno fino ai primi di agosto non ci sono completamente stato perché sono stato lontano per lavoro e adesso sono ritornato. Spero di rimanerci per molto tempo. Odysseus of Ithaca. The fifth of Abbiamo pure Ulisse con la F moffa. Ah, Pietro, il nome della pagina lo lascio decidere a te. Dovrebbe essere inerente al mio nick, quindi fare magari fan club di Nikron oppure gli adetti di Nikron, i seguaci dell'ordine necroniano, perché comunque anche mind your business, devi sapere che noi abbiamo Nikron, so io, la mia figura in sé per sé, ma chi mi segue sono i necroniani. L'ordine necroniano è una fantomatica organizzazione parareligiosa, che puoi venire a trovare anche se ti iscrivi su Discord. Ci muoviamo verso il sacro verbo del gaming. The helping hand of fate, Ammazziamo sta stronza, not veloce. for the squeamish. Dai, grande Germano Locas. Questo tizio si chiama Germana Locas perché il mio sub, in onore a Germana Locas, che è una mia sub di livello 2 sul canale, ho rinomato questo tizio che si chiamava Dracomaco. Gli ho dato le sue sembianze come rispetto.
per la fiducia che ha dato a me e al canale. Cesar, Bannerlord non lo porti più. Ogni tanto Cesar si fa vivo, ritorna. Tornerà Bannerlord. Purtroppo l'ultima patch, la 1.5, sta dando un sacco di problemi e spero che lo fixino, così poi lo porto in live. Cresce praticamente ogni 3-4 minuti, non conviene. E la cosa più nerd che abbia mai sentito, il nerdometro sta esplodendo. Grandissimo. Grande. Ma noi qua siamo molto nerd. Infatti c'è stata una live nel mese di giugno che ti consiglio di andare a vedere, e chi vuole essere necroniano, e ci siamo ammazzati di nerdaggine. Proprio c'è stata una sfida all'ultimo sangue tra Jimi Hendrix e tra Rico. È stata fenomenale. Ritorneranno anche quei momenti comunque sul canale. Ragazzi, dobbiamo riprendere Necromantion. Spero di non perdere adesso Tecmon. Thank you.